Siamo con Simone Perversi, speaker ufficiale del Pavia Calcio. Simone, sappiamo che quest'anno c'è una nuova iniziativa che hai condiviso su Facebook, hai raccolto un po' di musiche che andranno ad accompagnare i ragazzi durante il riscaldamento. Parlaci un po' di questa iniziativa. Sì, mi è sembrato doveroso coinvolgere un po' gli iscritti su Facebook della Curva Sud e appunto ho chiesto loro di fare una sorta di playlist. Sono uscite delle belle idee, sono uscite tante canzoni, è chiaro che ho dovuto fare delle scelte, quindi che nessuno me ne voglia, ma alla fine ho deciso io grazie ai vostri suggerimenti. Sarà una playlist che cercherà in qualche modo di gasare i ragazzi durante il riscaldamento e saranno prettamente canzoni rock anni 80. Tanti anni da tifoso del Pavia, adesso sei entrato a far parte della società, diciamo, del Pavia da speaker. Qual è il ricordo più bello di questi anni da tifoso del Pavia? Ma veramente è difficile ricordare tutte le emozioni vissute. E, diciamo, stiamo nel recente, direi che il 3-3 in 10 contro 11 contro il Novara nella passata edizione, diciamo che resterà sicuramente negli annali, ecco. Se dovessi dare il nome, un solo nome della squadra che lotterà col Pavia per la vittoria di questo campionato, quale nome faresti? Cittadella. Poi, volendo un pochettino approfondire l'analisi, direi che l'Alessandria è sicuramente come piazza, come squadra, quindi come organico, una delle favorite. Anche la stessa Cremonese, una squadra che può dar fastidio. Anche la Reggiana, tenendo conto che insomma ha fatto bene l'anno scorso e quindi aveva già un organico abbastanza importante, anche se sentendo tanti amici che ho a Reggio Emilia non sono così contenti di essere finiti nel nostro girone. Direi che sicuramente il girone A quest'anno è quello più duro, ecco. Il B, tolta la SPAL, probabilmente sulla carta del Pisa, non vedo grossi concorrenti per la promozione. Grazie Simone Perversi, Pavia Channel.